Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Quello che vedremo in questa nuova video lezione è il processo che utilizzo io per realizzare quelli che considero i printable un pochino più semplici, passatemi un po' il termine, per chi inizia in particolar modo e riguardano le checklist, i journal, i planner, rispetto sicuramente a dei progetti un po' più impegnativi come possono essere i libri da colorare o anche le storie per bambini. Intanto volevo mostrarvi come procedo io per la realizzazione di questi printable. Andremo a vedere il software che utilizzo per ottenere i prompt per la realizzazione della struttura dell'interno. La struttura dell'interno poi l'andrò a creare facendomi aiutare da piattaforme di intelligenza artificiale come ChatGPT e poi ne vedremo anche un'altra perché ce ne sono in ogni caso diverse. E come sempre vi darò un po' di suggerimenti, consigli e trucchi per realizzare i vostri printable. State con me fino alla fine. Iniziamo dal software che utilizzo per creare il prompt che poi andrò ad inserire nella piattaforma di intelligenza artificiale per ottenere lo scheletro della mia checklist. Questo software, tra l'altro, poi vi farò vedere molto velocemente la pagina di vendita. In questi giorni, fino al 13 di maggio, esce in promozione nuovamente perché è stato rinnovato con delle aggiunte di template e di prompt per il 2024. Siamo quindi sulla sale page, vi fa anche una breve introduzione sull'utilizzo del software, sotto vi dà anche un accenno di quello che potete realizzare. È rinnovato, cioè lei aveva già rilasciato questo prodotto, è stato aggiornato al 2024. Hanno aggiunto più prompts e template perché lavorano anche sulla base delle nuove ricerche di mercato, delle nuove tendenze. Quello che volevo farvi vedere è la presentazione un po' più approfondita, quindi vi dice che contiene 250 printable prompts, quindi già pre-uploadate. Potete comunque creare un vostro prompt specifico o modificare anche quello che vi viene proposto. Quindi qui hanno aggiunto 40 nuovi prompts, quindi si raggiunge un totale di 250 prompts. Andiamo avanti, qui vi dice che potete trovare i prompts, quindi per realizzare i vostri printable in queste nicchie. Qui vi dà le principali, poi vi dice che ce ne sono altre 50. È molto vasto. All'interno potrete trovare anche dei suoi training, sono in inglese con attivazione dei sottotitoli. Ecco, i template possono essere modificati sia in Canva che in PowerPoint. I template arrivano con l'uso commerciale, quindi avete le licenze, potete modificarli come volete, quindi colori, font e quant'altro. Questi sono una serie di template, sono solo degli esempi. Ci sono 7 video tutorial, over the shoulder, cioè che vi accompagna passo passo. E vi spiega un attimo, vi dice appunto che sono in video in MP4 e questi sono gli argomenti. Andando sotto, vedete, vi fa vedere anche come formattare i contenuti, come usare il software, come utilizzarlo in Canva e come utilizzarlo in PowerPoint. Non ha incluso solo i video, ma ha anche incluso la trascrizione. Ho soddisfatto le esigenze di tutti. Andando sotto, poi ve la potete guardare con calma, vi lascio il link della sale page qui sotto al video, perché a mio avviso merita. Poi sotto troviamo un po' di social proof, sono le recensioni, quello che pensano le persone che l'hanno acquistato. Poi sono le risposte alle domande frequenti. Chiedono anche dove si possono vendere i prodotti realizzati con i printable automation e qua vi fa l'elenco. E adesso arriviamo a vedere cosa è necessario avere per poter utilizzare questo software. Logicamente un computer, una connessione a internet, un API key da OpenAI. Potete trovare le istruzioni di Amy Arrop nell'area membri una volta che si è fatto l'acquisto.
Qui aggiunge questi bonus, ChatGPT Prompt Mastery, sono più di 40 pagine in PDF ed è tutto ciò che riguarda la creazione comunque di contenuti con l'intelligenza artificiale e in particolar modo con l'utilizzo di ChatGPT. Sotto vi fa il riassunto qui, pacchetto che ottenete, cioè l'iPrintable Content Creator, quindi questo software, 80 templates per una varietà di printable, i suoi 6 video con tutte le demo per utilizzare tutto, alternative a ChatGPT, il bonus delle 40 pagine che abbiamo visto prima. Il tutto arriva con una garanzia se quello che lei ha illustrato in tutta la pagina di vendita non corrisponde a quello che in realtà poi offre, allora basta una semplice mail per ottenere il rimborso. Questo dopo 7 giorni. Il prezzo attualmente fino al 13 maggio è di 27 dollari. Per farvi vedere, riprendo tutto dall'inizio con voi. Una volta che avete ottenuto le chiavi di accesso, avete nella parte destra i free buys mensili, cioè i contenuti gratuiti che vi vengono inviati mensilmente. Iniziamo da iPrintable Automation, cliccate su Start Course. Sulla sinistra avete tutti i moduli, vi dice qui da dove iniziare, come settare il software, come creare i printable e poi c'è del materiale supplementare, i template per il download e i bonus. Oltre ai video, come dicevamo, avete la possibilità di scaricare lo stesso materiale però in forma scritta. E poi avete anche il support desk qui per contattare direttamente loro per qualsiasi problema. Andiamo nella fase 2 del modulo 1 e andiamo a settare il software. Quindi qui vi dà le istruzioni per entrare. Comunque, se siete nuovi, dovete creare un nuovo account e quindi lo creiamo da qui. Inserite il nome, l'email e la password. Una volta che avete creato il vostro account, vi trovate in questa videata. Qui ci sono, come si diceva, le 250 tipologie di printable. Li troviamo in ordine alfabetico. Qui per il dark mode, nel caso vi dia fastidio lavorare con lo schermo chiaro. Se avete già un'API key di OpenAI, potete inserirla qui. L'API key di OpenAI non è gratuita, prima dava la possibilità di un periodo di prova gratuito, ora non è più possibile. È comunque possibile utilizzare questo software anche senza l'API key di OpenAI. In ogni caso, trovate tutti i passaggi una volta che avete acquistato il software anche per capire come creare un'API key in OpenAI. Se noi abbiamo l'API key inserita, facciamo run prompt. E mi darà un output immediato, quindi mi darà la struttura di questa checklist. Adesso noi non abbiamo inserito l'API key, quindi se io metto run prompt non fa nulla. Adesso andiamo a vedere le fasi per realizzare il journal che abbiamo visto all'inizio e senza l'utilizzo della API key. Cleaning checklist step by step, checklist for cleaning. Pensa e vi dà il prompt. Quindi dice produce step by step checklist for cleaning, la pulizia di oggetti o aree della casa che vengono spesso trascurati e rientrare entro le 2 pagine, mentre le 2 pagine possono essere ripetute più volte e create un intero libro. Sicuramente questo metodo aiuta a velocizzare. Potete inserire questo prompt anche all'interno di ChatGPT. Mi ha dato questo elenco. Allora, locale cucina, tutti i punti che normalmente vengono poco considerati. Poi comunque questo può essere portato anche in italiano. Io qui ho usato ChatGPT versione free, tra l'altro 3.5, nei video tutorial Amy Arrow, che è la persona che ha realizzato questo progetto, utilizza anche Perplexity. Perplexity potete vederlo come un motore di ricerca, tipo Google, però ha intelligenza artificiale. Se io gli dico di creare un step by step checklist con il prompt che gli abbiamo dato prima, qui dà un titolo, la data e poi tutti i punti.
Un'altra piattaforma di intelligenza artificiale che possiamo utilizzare è questa easypeasy.ai. Nel caso sfogliatevelo poi voi per andare a approfondire, io non vado oltre anche perché il tutorial vuole concentrarsi su altro, però stiamo facendo una carrellata veloce per darvi altre idee e altre informazioni, magari su strumenti che non conoscete. E infatti questo è anche un'AI di testo e voce, crea anche immagini, normalmente ormai tutte queste piattaforme forniscono più funzionalità. Noi dobbiamo andare nella chat. Qui posso inserire il prompt. Torniamo sul software. Allora, vediamo, scegliamo qualcos'altro. Per esempio, Fitness Trackers Daily Workout. Quindi inseriamo. Va a pensare molto velocemente, quindi nel giro di pochissimi secondi. E qui ho il mio prompt. Vado a copiarlo. Ritorno in Easy Peasy AI nella chat e incollo. E mi crea lo schema. Ora riproponiamo a ChatGPT lo stesso prompt. Inseriamo e lanciamo. Qui ha formato il suo schema in questo modo. Eventualmente amalgamare anche le risposte di entrambe le intelligenze artificiali se ci pare che qualcosa debba essere integrato. È possibile poi anche qui cliccare su rigenera la risposta, elabora qualcosa di diverso nuovamente. Quindi poi potete valutare, mettere insieme e anche questo è un tot di parole al mese. Andiamo a vedere qui nei piani dove c'è aggiorna piano, vediamo, ok. Il basic è 5 dollari al mese e sono 10.000 parole al mese. Potete realizzare, ripeto, anche immagini, trascrizioni audio, eventualmente dateci un'occhiata, approfonditelo un attimo se è qualcosa che può interessarvi. Questo se fate un piano annuale, quindi pagate in anticipo l'anno di abbonamento, mensile sono 6 dollari al mese in questo caso, parlando del piano basic. La formula gratuita dovrebbe darvi 3.000 parole al mese. Innanzitutto andiamo in crea un progetto. Allora farò dimensioni personalizzate, le classiche solite 8.5 x 11 pollici. Senza smarginatura e con smarginatura. Senza smarginatura abbiamo questo spazio sulla sinistra e sulla destra. L'immagine non arriva fino ai bordi, fino alla fine della pagina. Con smarginatura invece possiamo arrivare sino ai bordi. Verrà rifilata poi ovviamente questa parte, ma vengono rifilate delle parti che non sono così fondamentali, perché se mi rifilasse delle parole diventerebbe un problema. E qui vi fa vedere infatti l'interno del libro dopo la rifilatura, senza smarginatura sulla sinistra e con smarginatura sulla destra. Qui abbiamo gli esempi delle dimensioni della pagina con e senza smarginatura. Allora, noi dicevamo 8,50 x 11 pollici come dimensioni. Siamo sulle grandi dimensioni. Proviamo a realizzare la pagina con smarginatura, come la vediamo qui sulla destra. Se vado a cercare quindi dimensioni pa della pagina con smarginatura, i miei 8,5 x 11 pollici diventano 8,625 x 11,25 pollici. Queste saranno le dimensioni che io dovrò scegliere all'interno di Canva. Quindi adesso passiamo in Canva. Andiamo ad analizzare quello che ho realizzato io. Allora, comunque sulla sinistra trovate tutti i progetti. Se andate a cercare Cleaning, per esempio, checklist, vi dà una serie di template sia gratuiti che a pagamento. Ovviamente vi consiglio l'account Pro di Canva. Potete, con il link che vi metto sotto a questo video, creare un account gratuito e provare l'account Pro per 30 giorni gratuitamente. Potete mesciare insieme i template che vi fornisce Canva. Dovete puntare alla creazione di un progetto unico, per cui potete partire e prendere spunto da ciò che vi fornisce già Canva per poi arricchirlo. Qui, per esempio, ho creato questo tipo di font. Se avete un account Pro, potete caricare i font scaricati da Creative Fabric.
Fabrica. Anche per Creati Fabrica vi lascio qui sotto il link per la creazione dell'account, anche lì è gratuito. E di Creati Fabrica ne abbiamo già parlato diverse volte. Per chi non lo sapesse, è comunque un marketplace dove trovate font, immagini, template, tutto quello che vi necessita per realizzare i vostri printable. Ovviamente anche lì va tutto modificato profondamente. Io ho fatto in questo caso la scritta con questa app di Canva ed è Typecraft. Con Typecraft vedete qui inserite il testo, scegliete il font, c'è una serie di font che trovate qui, selezionate quello che fa al caso vostro e ve lo darà poi qui sotto. Qui potete creare anche degli effetti e sotto potete muovervi creando le curvature per il testo. Vi muovete con questi punti, poi qua io ho già l'elemento, altrimenti faccio update element e me lo sostituisce. Allargo un po'. Qui ho inserito in una cornice di Canva e per prendere le cornici andate in elementi, scegliete cornici e le trovate qui. Io ne ho scelta una da qui, che è questa qui, e ho inserito un'immagine che ho realizzato con Leonardo. L'ho modificata un attimo, comunque l'ho realizzata con l'intelligenza artificiale Leonardo. Anche per quanto riguarda Leonardo, trovate nel canale svariati video nella playlist Intelligenza artificiale. Poi ho messo come sfondo delle bolle, ho inserito un'ulteriore pagina di introduttiva con una frase un po' carina e anche qui l'immagine di questa cucina sempre retro l'ho realizzata con Leonardo. Ed ecco qui che ho trasformato la struttura fornitami da ChatGPT e ho inserito tutti i punti. Ho realizzato dei pallini vicino in modo che man mano che vengono eseguite le operazioni viene fatta la spunta. Qui ho messo la data per inserire la data di quando il lavoro viene eseguito, anche perché non viene fatto tutti i giorni, ma magari settimanalmente, sabato. Le immagini qui le ho realizzate sempre con Leonardo, le ho ripetute poi anche nel secondo foglio dove ho inserito anche delle note per inserire degli appunti finali se ci sono da fare eventualmente. Quindi uno schema molto semplice, non deve essere niente di complesso, anche perché è semplicemente una checklist. Poi queste sono sempre delle forme che potete inserire, trovate comunque qui negli elementi. Oltretutto qui in alto potete stabilire il colore del bordo, lo spessore e l'arrotondamento. Qui ho dato un 6 di arrotondamento degli angoli e uno come spessore bordo. Qui potete stabilire poi il colore dello sfondo. Ho reinserito ancora le bolle qui nello sfondo. Ecco, quindi potete tranquillamente anche partire, come dicevo prima, da un progetto e poi modificarlo. Queste due pagine poi possono essere duplicate in base al numero di pagine che si vogliono realizzare. Quindi basta utilizzare un po' di fantasia, gli strumenti che vi ho mostrato e la checklist è pronta. Date un'occhiata sempre anche alle produzioni dei bestseller per capire meglio anche cosa cercano le persone, realizzate poi in base anche alle recensioni. Bene, io spero anche in questo tutorial di avervi dato dei suggerimenti utili, di avervi fatto vedere quali sono le mie procedure. Vi invito a mettere un like, a condividere con persone a cui questi contenuti possono interessare e ad iscrivervi al canale per non perdere video lezioni che potrebbero interessarvi. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, alla prossima, ciao!